Perché c'era tutta i fratelli, la famiglia, l'andare e il tornare, signora, lei mi il fa parlare piangere, del lavoro, ma anche il finale di Tolstoi, come lei sa, è un fatto di condivisione di vita, perché sì, la donna che dà il proprio latte all'uomo che sta per morire, voi avevate la madre all'interno, nell'ultimo racconto, ed è fantastico. Non lo so, forse è soltanto una mia impressione perché mi piace Springsteen, può darci pure, però mi è piaciuto molto. E poi ci sono delle cose piacevolissime, per esempio di Vittorio con il vocabolario in tasca è fantastico, perché forse è capitato pure a me, mi sono trovata molte volte con i vocabolari in tasca perché se no nel posto dove stavo non mi capivo. Oppure il fatto che parla la trattoria vicino Genova, che mi ricorda i miei antenati e il mio modo di essere per il 1892. Oppure all'inizio c'è uno strumento stranissimo che io non sapevo si chiamasse così, che si chiama la cardarella. La cardarella, sì. E io ho cominciato a leggere dicendo, ma chi sarà questa cardarella? Sono dovuta arrivare più avanti, cioè, la dignità del lavoro non è solo la dignità di chi lavora, il rispetto per il lavoro, ma è la dignità anche delle cose fatte. Perché le cose ci parlano, insomma, non sono cose inutili che stanno lì, a qualcosa sono servite, a qualcuno sono servite. E questo l'hanno fatto in tanti. Una volta sono stata per un breve periodo ad un momento di riflessione con dei monaci tibetani. A pranzo non si parlava, ma io sapevo perché non si parlava, perché loro me l'avevano insegnato. Quando tu mangi, non devi pensare a quello che stai mangiando, non devi pensare ad altre cose. Devi pensare che se tu mangi, qualcuno l'ha preparato, qualcuno te l'ha portato, qualcuno l'ha coltivato, qualcuno ha lavorato la terra. E così risali al mondo così com'è. E se tu pensi quello, tu rispetterai tutti gli esseri umani. Ecco perché mi piace questo libro. Semplicemente.